Bella a tutti ragazzi, what's up e benvenuti a questo settimo episodio di Minecraft Skyway Island 2. Buona visione. Ragazzi, mi sembra di aprire questo episodio come lo scorso, ovvero con il dirvi che sono riuscito a craftare quei due diamanti che ci servivano per andare a fare la nostra nona quest, ovvero craftare un enchantment table. Ok, secondo diamante preso, credo di avere tutti gli... No, non ho tutto l'occorrente, perché mi serve la pelle da andare a fare, le canne da zucchero che però dovrei averne un pochino, sì, ce n'ho 10, insomma, per fare un libro ci bastano. Oh, due pezzi di pelle, brava mucchetta, brava. Tanto, ragazzi, come potete vedere ne sto farmando veramente tante, ormai non ci sta più un solo Jimmy il mucco, ce ne stanno proprio tanti, ma che ce frega. Un pezzo di pelle, sì, ecco il nostro libro. Finalmente possiamo andare a fare la nostra nona quest. Allora, i blocchi di ossidiana si piazzano in questo modo. Mi sembra i due diamanti al lato e il libro sopra. Ecco la nostra enchantment table. Prendiamola. Are you alone? No, non mi sento solo. La sesta isola è apparsa. Vediamo dove è apparsa questa sesta isola. Non la vedo, non la vedo. Ma raga, è stranissima. Cioè, vabbè, il blocco d'oro, che quello ormai sta in ogni isola. Però è veramente strana. Boh, vabbè, ci andiamo subito, insomma. La decima quest è craft... No, raga. No, la libreria, no, non ce voleva. Non ce voleva libreria. Devo andare a craftare tre libri, quindi me ne servono 9 di canne da zucchero. Là ce n'ho 7, una sopra 8. Quella di base non la tolgo. Devo aspettare che me ne cresce un'altra. Però nel frattempo noi andiamo ad esplorare la nostra sesta isola, che è apparsa. La prima cosa che andrei a fare è andare a prendere questo blocco d'oro. Vediamo come possiamo fare per non perderlo, ragazzi, perché se lo perdiamo... Boh, io non lo so, raga, perché ci stanno tutti questi blocchi d'oro. Secondo me ci sta qualcosa, perché non è possibile che ce li dà così a buffo. Allora... Mamma mia. Ho perso tipo, non lo so, 20 anni di vita, raga. 20 anni di vita, ma ha tirato una laggata, stavo per perdere il blocco d'oro, scusate, ma mi sto pure a mangiare le parole. Allora, vediamo, qui loro mi hanno detto che qui c'era un una piccola esplosione, qualcosa di esplosivo. Stai attento. Quella forse è una cassa trappola, raga. Quella forse è una cassa trappola. Vediamo un po'. E infatti è una cassa. Che pezzi di merda. Questa la posso aprire tranquillamente. Allora abbiamo uno sharpness 5, un prot 4, un feather falling 4 e un power 3, raga. Ma se io vado a rompere la TNT non mi dovrebbe esplodere, no? Penso. No, infatti non mi dovrebbe esplodere. Andiamo a vedere cosa c'è. Mamma mia, raga. Mamma mia. Elmetto e leggings di diamante, raga. Mamma mia. Meno male che ho letto quel cartello, raga, perché sennò facevo una brutta fine. Allora, indossiamo leggings, indossiamo l'elmetto e adesso è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia, raga, perché siamo molto più fighi. Però non ci distraiamo dalle quest principali, tanto su quest'isola non c'era niente. Effettivamente non c'era proprio un cazzo su quest'isola, raga. Non so che cosa mi è servito venire qua. La cosa che non mi preoccupa, però... No, raga, no. Vabbè, ma prendi fuoco, ma sai che cazzo me ne frega a me? Ma sei un albero di merda, raga, ormai non c'è più niente da fare, cioè, va tutto a fuoco, è un casino, st'isola, raga, cioè, non so più come fa, va tutto a fuoco, ma che ce frega, ma rompiamo tutto, cioè, tanto ormai manco me ce incazzo più, manco me ce dispero, raga, perché è un casino, guardate che sta succedendo. Posiamo tutto ciò che non ci serve, che è anche prezioso, enchantment table posata, io poserei pure i libri, perché probabilmente li andremo ad usare più avanti, se magari... troviamo una boss battle o un qualcosa del genere, sti libri possono essere molto utili, molto molto utili. Ok ragazzi, l'unica cosa che possiamo fare è andare avanti, quindi fare la quest numero 10. Mi serve però un altro pezzo di canna da zucchero, quindi dovrò aspettare. Che deve fare uno per farsi le canne, oh? Ma quanto ci metti a nascere? Sbrigati! Regà, dopo ore di attesa finalmente sono riuscito a prendere quest'ultima canna da zucchero che mi mancava. Anzi, queste ultime due ci ho messo veramente tanto. Saranno passate all'incirca 40 minuti, raga, perché le canne da zucchero sono infami veramente. Allora, abbiamo i nostri 3 pezzi di pelle, le nostre 9 canne da zucchero, legno ce ne abbiamo in quantità. Possiamo finalmente andare a fare subito la decima quest senza perdere tempo, raga. Stiamo andando veramente spediti su questo episodio. Ecco qui la nostra bookshelf, sto per andarla a prendere. E ecco qui la nostra decima quest completata. Keep going, 7th island appeared. Quindi è apparsa la nostra settima isola da qualche parte in giro, che devo andare a cercare, insomma. La devo andare a cercare.
cazzo è là sotto? Ah no, là sotto. Ho fatto tutto io quel casino. Mazza che schifo. Regà, non trovo la settima isola. Non trovo la settima isola. Non so veramente come fare. Ah, la undicesima. Io ne guardo questo, ma vado avanti così. La undicesima quest è craftare una golden apple. Però la golden apple, regà, la posso andare a fare giustamente pure con le cose che ho, perché ho 8 pezzi d'oro. Ecco a cosa serviva. Ecco a cosa serviva. Vabbè, andiamo a cuocere questi pezzi di oro e poi facciamo quest'undicesima quest e vediamo come si evolve la mappa. Ok, ragazzi, sono andato a controllare. Qui l'oro ancora sta cuocendo, manca poco. Sono andato a controllare, come dicevo, su alcuni forum. E praticamente alla maggior parte delle persone, un buon 90% che ha giocato questa mappa, la settima isola non gli è spawnata. Insomma, è un bug. Sono andato anche a vedere qualche video su YouTube, di qualche YouTuber, più grande di me che ha già giocato questa mappa. E purtroppo la settima isola non appare. Però ho visto che in un modo o nell'altro si può riuscire a completare, non senza problemi, però in qualche modo, questa mappa. Quindi proviamo ad andare avanti, vediamo che sorprese ci farà incontrare questa mappa e vediamo se effettivamente il non spawn della settima isola è un problema grave. Ok, 8 lingotti d'oro ottenuti. Mo' però io mi sono andato qua, ce l'oro, ma ce l'ho le mele. Prendo una mela e andiamo a fare questa undicesima quest. La terza quest che facciamo in questo episodio, raga, veramente tante. Stiamo andando veramente avanti. Nel modo giusto, penso. Oddio, nel modo giusto non lo so perché la mappa si è buggata, però vabbè, non ci lamentiamo. Golden Apple creata. Until now, right. Ma me l'ha data la Golden Apple? Sì. Ok, la dodicesima quest è craftare un Ender Chest. Intanto. Mi si è spawnata. Ah, ecco, ok, mi si è spawnata stavolta l'isola. Mi si è spawnata stavolta l'isola. L'Ender Chest, ragazzi, si fa con 8 blocchi d'ossidiana, raga. Non avevo realizzato. Speriamo che stanno lì, raga. Speriamo che stanno lì. 8 blocchi di ossidiana e una Ender Pearl. L'Ender Pearl, non so come fare, però vabbè, io penso che un Enderman si trovi. Oh. Dai, te pare. O a meno che non ci sia una chest qui. Ah, qua ci posso piazzare però l'Enchantment Table. Cioè, volendo, che è sto coso? Ah, regà, eccolo. Questo con la testa d'ossidiana. Perfetto, perfetto, perfetto. Mi può dare lui gli 8 blocchi di ossidiana, ragazzi. Allora, quello che ho intenzione di fare è di andare a spaccare tutto qui off camera in modo che mi prendo le librerie e vado a fare un mini angolo di enchantment. In poche parole, lì sulla mia isoletta. Non so come farlo, ma vediamo. Può essere pure che lo faccio nel prossimo episodio, però intanto mi vado a ripulire questa zona in modo che questi brutti mob mi spawnino senza problemi. Ecco qua il nostro nuovo mob. Oh, vieni. Vieni. Dove vai? Che coglioni però. Oh, già iniziato questo a rompere le palle, eh. Vediamo che ci ha dato. Non ci ha dato niente. Ci ha dato un po' di ossa. Uno scheletro con la testa di ossidiana e una pala d'oro. Ragazzi, io dichiaro chiuso questo settimo episodio di Minecraft Skyway Island 2. È stato un episodio ricchissimo, regà, perché abbiamo fatto tre quest. Ci si è presentato sto bug della settima isola che fortunatamente non è capitato solo a me, un po' mi rassicura sta cosa, insomma. Vediamo se ci saranno problemi più avanti, però penso di riuscire in un modo o nell'altro a completare la mappa, anche perché ormai sono arrivato fino a qua, raga. Ragazzi, seguite tutti i video che vi siete persi. Sabato è uscito lo speciale 200 iscritti, ragazzi, andatevelo a vedere perché è veramente un video che spacca. Ci siamo divertiti tanto a farlo, un po' meno nel montaggio perché è stato veramente difficile montarlo, però raga, è un video che vale veramente la pena vedere. Seguite la serie di Paolo, sta arrivando al termine, ultimi episodi, sempre fighi, regà, quindi andatevela a vedere perché vi divertirete, regà, vi divertirete. Questo settimo episodio di Minecraft Skyway Island 2 finisce qui, io spero veramente vi sia piaciuto, vi ringrazio tantissimo per la visione, da Ale è tutto, yo!